E Ma invece invece c'era erano gente. tutte occupate le sedie, dico, beh, la cultura. Allora io vengo su di voi, se posso. Guarda che complimenti. Amministratori, istituzioni, associazioni civili e militari, a tutti voi e ai familiari delle vittime della strage del Rapido 904, va il mio personale ringraziamento e saluto, che rivolgo anche a nome dell'amministrazione comunale di San Benedetto Val di Sambro, che ho qui oggi l'onore di rappresentare. Quest'anno, assieme al comune di Castiglione dei Pepoli e da quello di Vernio, abbiamo voluto dare a questa commemorazione una connotazione. Cambiato la nostra storia, non va ricordato con lo spirito di chi si ostina a celebrare un passato lontano, bensì con la volontà di chi vuole che il ricordo sia un momento di crescita culturale e soprattutto sociale. E quindi a voi, giovani, che quest'oggi voglio rivolgere il mio pensiero, chiedendovi di avendo sempre in mente quali conseguenze potrebbero derivare dai nostri comportamenti. La memoria serve per evitare che il passare del tempo ci induca a dimenticare quegli accadimenti e per farci sapere, e serve per combattere l'odio, serve per combattere la guerra, il terrorismo e ogni tipo di violenza. In ogni luogo e soprattutto in ogni scuola, difendiamo la nostra umanità, promuoviamo il rispetto dei diritti umani e rinnoviamo il nostro impegno di pace e di non violenza, e soprattutto su un rapporto diretto, motivato e perché no anche affettivo, affinché possa diventare allo stesso tempo parte integrante della vostra storia personale ed elemento fondante. E occorre dunque sensibilizzare, quindi fare conoscere, fare sapere, ossia mantenere memoria. Le manifestazioni come quelle di oggi si devono fare con cuore. Non serve a nulla che siano belle momenti di terrore e attentati, ma lo è anche quella recente. Negli anni della strategia di piombo e degli attentati mafiosi, le persone avevano paura a prendere treni e a stare nelle stazioni. Così come oggi la gente ha paura a prendere treni e stare nelle stazioni. Allora c'era una guerra a pezzi. L'ultima riflessione che vi rivolgo a voi, soprattutto a voi giovani. Amore e rispetto vogliono dire tante cose, tra cui anche dare ed offrire se stessi incondizionatamente. Anche se oggi a parlare sono io, tutte queste persone, tutti questi sindaci, amministratori, tutte queste istituzioni, associazioni, civili, militari, sono qui per dirvi con una voce unica proprio questo. E guardate che tutte queste cose non vogliono essere solo belle parole, ma possono e devono essere fatti concreti. Ed oggi qui ne abbiamo dimostrazione. Dimostrazione che vuole essere un esempio per tutti. Ci sono persone, come abbiamo visto prima, che hanno partecipato in quella notte e nei giorni seguenti, sono intervenuti. Persone che hanno un nome e un cognome. Come ad esempio il nostro amico Paolo Mandelli, una persona comune che quel lontano 23 dicembre del 1984 intervenne dando se stesso, offrendosi e mettendosi a disposizione per aiutare persone che non aveva mai visto e che... Autorità civili e militari, ancora una volta siamo qui in questo piazzale della stazione di San Benedetto Val di Sambro per partecipare a questa commemorazione in occasione del 31° anniversario della strage del 23 dicembre 1984 sul treno Rapido 904 Napoli-Milano. La strage del treno di Natale, guerra di mafia. Una strage che fu organizzata con l'intento di allentare la morsa investigativa
e repressiva a cui era sottoposta in quel periodo l'organizzazione mafiosa di Cosa Nostra. Ringrazio il sindaco per avermi dato la parola e tutti voi per la partecipazione. Parlo a nome dell'associazione tra familiari delle vittime della strage sul treno rapido 904 e vi porto salute e cordoglio della nostra presidente Rosaria Manzo, che in questo momento è impegnata nella commemorazione che si sta svolgendo parallelamente nella stazione di Napoli Centrale. Siamo qui oggi a ripercorrere con la memoria quegli eventi che hanno stroncato la vita di 16 persone, condizionando per sempre anche quella di tutti gli altri feriti. Storie spezzate, un pesante sacrificio per il Paese che ha lasciato un segno tangibile in ognuno di noi. Tanto per i nostri diritti, con la forza della ragione, dalla nostra parte, mantenendo l'orgoglio di chi non sta chiedendo un privilegio, ma solo il rispetto della propria persona. I privilegiati di certo non siamo noi, e questo lo dico anche con fermezza alle istituzioni. Proprio sulla strage di Natale di Matteo Betti, mentre questa sera alle 21 presso la chiesa di Madonna dei Fornelli ci sarà il concerto di Natale. Ora direi che il modo migliore per concludere questa commemorazione agli occhi di mare che lascia il suo porto e la voglia di andare. Federica che come un gabbiano attraversa il suo mare diretta a Milano. Prende un treno che è pieno di gente che si sposta per fare Natale. Mille storie di cui non sa niente, di gente già stanca che scende e che sale. Lei però, con i suoi 12 anni, sa che vuole andare a vedere com'è fatta la neve e perché può dal cielo cadere. Federica dagli occhi di mare, che vede stazioni veloci passare, suona a Roma una vecchia zampogna, poi viene Firenze e si va per Bologna. Come sale veloce quel treno che si tuffa nelle gallerie, come delfini nei giorni d'agosto, seguendo chissà quali vie. Ma di colpo è un mare di fuoco, la tempesta si schianta d'intorno. Il biglietto era solo d'andata, non c'è ritorno. Federica dagli occhi di mare, se su quella montagna ti hanno fatto fermare, hanno tagliato le ali al gabbiano e tu non hai visto la neve a Milano. Yeah.
Sì, siamo qui in compagnia del sindaco di San Benedetto Val di Sambro, che ha presenziato la cerimonia che ricorda la strage perpetrata sul treno rapido 904. A distanza di tanto tempo ancora c'è qualcosa da dire, soprattutto per quanto tiene la memoria, per quanto tiene diciamo, quello che si dovrà insegnare alle nuove generazioni su queste vicende degli anni della tensione. Assolutamente sì, c'è sempre qualcosa da dire, occorre dirlo tutti gli anni. Come avete visto, quest'anno la scelta che è stata fatta è stata una scelta forte, precisa, perché altrettanto forte e preciso deve essere il messaggio. I nostri ragazzi devono portare avanti la memoria che è stata prima di loro quella dei loro genitori e dei loro nonni. Credo che sia stata una bella manifestazione partecipata, perché questi tipi di eventi hanno inevitabilmente, incondizionatamente cambiato la storia non solo delle persone che purtroppo quegli anni furono colpiti, ma anche le storie del nostro paese. E quindi, se vogliamo che il nostro paese abbia un futuro, è assolutamente necessario che i nostri ragazzi portino avanti questa memoria e soprattutto siano presenti in occasione di questi eventi. Bene, gli anni della strategia della tensione forse sono stati superati. Oggi, e secondo lei, come ci troviamo? Gli attentati non sono finiti, casomai sono di matrice diversa, però sostanzialmente c'è ancora tanto da fare. Purtroppo viviamo in un mondo nel quale le tensioni non vengono mai meno, l'ho ricordato anche nel mio discorso. Oggi ci sembra che gli attentati, che le stragi siano lontane, Parigi ci sembra lontano, ma ho ricordato che non più tardi di 31 anni fa San Benedetto fu colpito direttamente proprio qui dove siamo noi oggi a parlare. Quindi non va abbassata la guardia, i nostri ragazzi devono essere consapevoli di tutto ciò che potrebbe derivare e potrà derivare dalle loro azioni, e quindi il miglior modo per poter essere consapevoli di ciò che si fa è avere conoscenza di quelle che potrebbero essere le conseguenze delle proprie azioni. Bene, un messaggio lanciato non solo alle istituzioni. Siamo qui in compagnia di Vice comandante del posto prof di San Benedetto Val di Sambro, sovente capo di Aferia Francesco, che all'epoca dei fatti, cioè della strage del rapido 904, lei era qui presente, un agente chiamato qui in loco, e quindi si ricorda di quello che avvenne o di fatti attinenti a questa grave strage. Sì, esatto, sono arrivato qui verso le 19.30 perché il fatto è successo alle 19.08, c'erano già alcuni mezzi di soccorso, carabinieri, polizia stradale, vigili del fuoco e ferrovieri. Poi siamo entrati all'interno della galleria con un motocarrello più tardi, perché c'era del fumo, e quello che mi ha colpito di più è stato all'interno della galleria, che praticamente c'era una bambola diciamo conficcata sotto la volta della galleria, che sembrava una bimba. Era stata diciamo lanciata lì dalla deflagrazione. Abbiamo concluso diciamo la nostra piccola indagine, la presenza in questo anniversario, sperando sempre in un mondo migliore, che non si ripetano più queste azioni così delittuose e direi sostanzialmente inutili.